originale, no? Col laccio sulle forche, possiamo intuire che già hai accennato prima al motivo, se ce lo vuoi Sì, guarda, il specificare. titolo del libro è, sai, era già in fase avanzata di stadio il libro quando io ho avuto l'intuizione di cambiare il titolo. Perché il primo titolo era molto più anonimo, era Benedetto Raffaello Giovinazzi, Benedetto Madavia, Nadori, Forma di Frangia, in Alta Terra di Il Valdosa, sottotitolo eh? di E adesso. sottotitolo adesso. Poi, siccome leggendo e rileggendo questi verbali, a un certo punto mi ha colpito anche un po' per la crudezza, diciamo così, questa sentenza di morte in cui diceva che questi poveretti erano condannati a morire con laccio sulle forche. Allora questo refrain mi veniva sempre in mente, anche perché mi sono cercato un po' di, come dire, non dico di mettermi a posto per quei poveretti, che è una cosa difficile, però il dramma che hanno subito, ho cercato con questo titolo di poter riassumere il dramma di queste persone, che io sono convintissimo, anche leggendo i verbali degli interrogatori, che sono numerosissimi, ne abbiamo riportato una parte, ma si potrebbe fare un tomo di quelli proprio di 500 pagine. Questi poveretti si affannano, soprattutto Giovinazzi e Panamia, si affannano a dire: sì, ma noi non abbiamo fatto niente, noi non avevamo capito questo. Noi, e certo, è anche una forma difensiva, diciamo così. Però io sono veramente convinto che questi due, come anche il Ferraioli, un po' di meno Ferraioli perché è stato lui che ha architettato un po' tutta la trama, ma io sono convinto che i nostri concittadini, questo non vuole essere una diminuzione, come dire, della responsabilità, io sono convinto che i nostri concittadini veramente non abbiano capito fino in fondo quello a cui andavano incontro. Perché in fin dei conti questi sono stati condannati a morire con il laccio sulle forche, sapete perché? E che sono resi responsabili non di chissà quale reato, ma di aver coniato una medaglia che era l'emblema della setta, la nuova riforma di Francia. Quindi non hanno ammazzato nessuno, non hanno, come dire, non hanno fatto niente, hanno coniato solo questa medaglia. E il Giovinazzi viene condannato sia per questo, e sia per essere stato troppo zelante nel ricordare a quel Ferraro a cui aveva affidato il codice: ma come mai io ti ho dato dei soldi per coniare questa moneta e tu sono passati, che ne so, 15 giorni e non l'hai fatta? Nei verbali degli interrogatori ci sono queste cose che sembrano ridicole, ma sono interessanti. Cioè, questi vengono condannati a morte per aver creato questa medaglia, questo emblema. Sono molto discusso, no? Ma non è che sta molto discusso, secondo me. Non hanno capito, cioè capisci qual è il problema? Perché mentre Ferraioli, che è considerato il capo di tutta questa trama, è quello che aveva messo in piedi, che aveva fatto opera di proselitismo, che era venuto dallo Stato Pontificio e che era andato ad Arpino, poi si era spostato a Rocca d'Arce e in questi suoi itinerari aveva cercato di avvicinare alla setta altri adepti, questi due di Rocca Secca, il quale Raffaele Giovinazzi era un ricco possidente, che non aveva sicuramente bisogno, Benedetto Panamia era un artigiano, lavorava del suo mestiere, sono stati probabilmente folgorati sulla via di Damasco da queste idee rivoluzionarie che venivano dalla Francia, ed è stato affidato il compito di creare e coniare queste medaglie. Io però credo che non siano stati, fino a che punto siano stati consapevoli dei rischi che correvano, di quello a cui andavano incontro, non credo che siano stati veramente così, come dire, così rigidi dal percorrere la strada che poi portava alla fonte. Questo è il discorso. Io credo che siano quasi andati incontro al loro sacrificio in maniera, oserei dire, quasi involontaria. Quindi possiamo dire che la loro tragica fine